cascata fuori dalla categoria dei balneari e magari rispetto anche alle proposte che ho ascoltato poco fa, visto che veniamo da un decreto mille proroghe che è stato poche settimane fa licenziato dal Parlamento e scritto di proprio pugno da Gentiloni, ci sono, mi permetto di suggerire, degli strumenti più efficaci e più immediati per garantire la conquista di questo diritto. Fratelli d'Italia, tra breve Giorgia Meloni, che sta con una categoria che sta penando come voi, quella degli ambulanti, a Piazza Esedra, verrà qui e vi potrà testimoniare quello che voi già sapete essere una vicinanza nei vostri confronti attiva e concreta. Noi difendiamo innanzitutto i vostri investimenti, perché riteniamo che le imprese italiane, che si sono quasi inventate, in buona parte è stato così, un mestiere, cominciando da un piccolo chiosco e piano piano cercando di estenderlo anche immaginando uno sviluppo della propria impresa. Penso che questo diritto a vedere tutelati gli investimenti sia conferme positive la possibilità, e cercheremo di essere sostenuti non solo da voi, ma dalla più grande ampia parte dei gruppi parlamentari e dei partiti italiani, perché questa deve essere una battaglia di civiltà, una battaglia al di là della destra e della sinistra, la possibilità di sottoporre le leggi che recepiscono la Bolkestein al referendum abrogativo. Se il governo non viene incontro alle esigenze dei balneari, degli ambulanti, dei tassisti, delle guide turistiche, le leggi che recepiscono le direttive europee, per quello che ci riguarda, possono essere abrogate da un referendum, e quella può essere l'ultima spiaggia. Noi siamo, visto che giochiamo in casa sulle spiagge, pronti a fare, se il governo non recepirà, ultima chiamata, queste richieste, che non sono le nostre, ma sono le vostre richieste degli operatori, noi faremo battaglia raccogliendo le firme con possibilmente il vostro aiuto per sottoporre al referendum la direttiva Bolkestein attraverso l'abolizione delle leggi nazionali. La direttiva non si può approvare, le leggi nazionali ve la recepiscono, e questo ci servirà in concreto per aprire un'avvertenza con l'Europa, perché se noi contestualmente approviamo tutte le leggi che penalizzano il popolo italiano, le imprese italiane, il lavoro italiano, sarà chiaro che noi in Europa ci vogliamo stare, ci possiamo stare solo se l'Europa condivide le preoccupazioni e gli interessi.